Quindi l'annata 2019 è un'ottima annata. È ancora meglio. Buona, sono diverse, sono due buone annate. Questo qua sembra salame tipo Varzi, no? Questo qui è il salame di un mio amico, che ammazza quel maiale. Tutti amici che arrivano da tutta Italia, anche dalla Francia e tutto, che portano qua, che maggior parte sono giovani anche, che hanno voglia di intraprendere l'attività di vignaiolo. Questa avventura. Questa avventura con delle ottime intenzioni e ottime filosofie di produzione. Vorrebbero fare le cose fatte bene, fare il vino genuino, un vino naturale. E quindi tanti vengono e venivano quando c'era mio padre per cercare di avere, chiedere informazioni, chiedere come si può fare, chiedere come possono. E sono ostacolati dalle caste e dai sistemi. Perché adesso uno che vuole fare il vino genuino viene dirottato, gli viene detto di chiamarlo biologico, biodinamico. Le cose devono essere sostenibili. Basta dire che quando si fa un vino genuino è già tutto sostenibile. Non c'è bisogno di andare a trovare altri aggettivi. E mio padre si è sempre battuto per la genuinità del vino. Ha sempre avuto questa filosofia, questo credo, la volontà e l'amore per il proprio lavoro. L'ha sempre mantenuta e ha sempre cercato di trasmetterla anche ad altri. Poche volte è venuta recepita. Adesso parlano di enologia, parlano di biodinamica, non c'è uno che parla di vino genuino. Le cose semplici, come diceva mio padre, le rendono sempre complicate.